Guida ridicola su The Witcher HDR. Cos'è? Dagli scrittori del classico Cyberpunk 2020, The Witcher HDR è un gioco di ruolo da tavolo ambientato nel brutale mondo dark fantasy dell'omonimo romanzo, da cui hanno fatto videogiochi, telefilm, serie animate e tanto, tanto porno. Il sistema del personaggio giocante, detto anche PG, è ibrido, cioè che tutti i PG possono imparare a combattere e altro. Tuttavia, esistono delle classi che garantiscono delle abilità esclusive per ciascuna, alcune utili e altre no. Il sistema di gioco si basa principalmente sull'uso dei dadi da 10 facce e dadi da 6 in poche occasioni, dove attaccante e difensore tirano i dadi tra di loro per stabilire se l'attacco va a segno oppure no. Più la differenza tra vincitore e vinto è alta, più aumentano le probabilità di effettuare delle vere e proprie fatality. Si può andare dalle semplici fratture al corpo fino alla probabilità di perdere letteralmente la testa. Se i vostri giocatori hanno una sufficiente dose di ignoranza, potrete anche ficcare una freccia in culo ad un alleato, scatenare risse in taverna per delle stronzate, fare esperimenti senza senso sulle povere vittime casuali, agire da escape ai mostri senza alcun motivo e persino scoparvi la persona sbagliata appena corteggiata. O qualche mostro sexy. Il Witcher. Non si può certo parlare di The Witcher senza cominciare con la sua omonima classe, giusto? Frutto di una serie di dolorosissimi allenamenti e velenosissimi esperimenti, i Witcher sono delle vere macchine da guerra, capaci di usare armi, magie e pozioni per avere la meglio principalmente sui mostri. E per tale motivo vengono pagati una miseria, perché nessuno si fida di questi mutanti, che in confronto gli X-Men sono stati trattati bene. La sua abilità di base, Arte The Witcher, permette al PG di riconoscere tutti i dettagli di un mostro quando viene menzionato, e questo fa irritare i popolani, perché spesso va contro le loro rigide superstizioni. La via dello sterminatore permette al PG di parare frecce, bombe o la ciabatta di tua nonna, di attaccare una volta di troppo quando ha già finito il suo turno e di compiere dei volteggi affilatissimi che in confronto Demon Slayer scansati proprio, eh. La via del guerriero magico permette di diventare un'allarme antifurto mentre medita, di lanciare magie leggermente più forti senza farsi la bua e di respingere con una scorreggia qualunque incantesimo tenti di prendere la sua mente. Infine, la via del mutante gli permette di essere più resistente alla tossicità delle sue pozioni magiche, di andare in ira e caricare ogni volta che viene avvelenato e di potenziare se stesso ancora di più con quei disgustosi decotti magici, manco fossero prodotti dal druido Panoramix in persona. L'armigero. Prendi il guerriero, mettici dentro tutte le altre classi da combattimento da GDR, ed ecco a te l'armigero, il soldato per eccellenza. Una macchina da guerra seconda solo al Witcher per il fatto che non sa usare la magia ed è intollerante alle pozioni magiche. Manco fosse lo sciroppo buono. La sua abilità di base, duro come una roccia, permette al PG di rimettersi in piedi nonostante abbia punti salute sotto lo zero. Come quel maledetto pupazzo sempre in piedi che da solo ha steso Pooh in Kung Fu Panda. La via del tiratore. Buono il fumo. Trasforma il PG in un vero Legolas, capace di ridurre la penalità al tiro per fare colpi a distanza, di tirare due proiettili al prezzo di uno e di fare più bua quando compie un colpo critico. La via del cacciatore di taglie. Non paglie. Non quaglie. Ecco, sì, taglie. Permette al PG di seguire le tracce del suo bersaglio meglio di un predatore, di costruire trappole dagli effetti speciali e persino di anticipare le mosse dei nemici più lenti di lui. Aspetta, dov'è che ho già vista sta scena? Infine, la via del massacratore permette al PG di andare in ira e caricare, di mandare in frantumi le armature con un colpo pesante e di ignorare una ferita critica come se fosse solo un taglietto fatto da quei maledetti fogli di carta. L'artigiano. Vuoi un'arma nuova? Un'armatura migliore? Una creazione alchemica? Allora cosa stai aspettando? Prendi la cornetta mondi a casa, ti aspetta. Cioè, volevo dire, paga il tuo compagno artigiano e avrai sicuramente l'oggetto del tuo desiderio, a patto però che te ne resti fermo a girarti i pollici, altrimenti col cavolo che lo vedrai nel giro di una singola sessione di gioco. La sua abilità di base, riparare, permette al PG di aggiustare tutto sì con Bob, cioè di aggiustare un'arma o armatura che si rompa nel mezzo di un combattimento. La via del Master Chef, cioè no, del Mastro di Forgia, permette al PG di memorizzare più ricette di quante ne può mettere nel forno, di costruire armi e armature di qualità maestose e di conferire ulteriori bonus come un cuoco che mette la ciliegina sulla sua torta definitiva. La via dell'alchimista permette di memorizzare più formule di quante ne stanno sul pentolone, di produrre il doppio necessario e di rendere le pozioni da Witcher meno tossiche per i comuni mortali. Infine, la via del perfezionista dona al PG la possibilità di fare modifiche extra su armi e armature, di rivestire in argento una qualsiasi arma gli capiti in mano, rimandando al mittente le spade di Geralt perché ormai c'ha fame, e di scovare punti deboli su armi o armature nemiche per romperli più facilmente. Il bardo. Bardo, bardo, bardo. Che cacchio sa fare il bardo? A parte cantare e suonare a più non posso, sedurre chiunque gli capita a tiro, o scassinare i maroni ai suoi compagni, la magia poi, su The Witcher, i bardi neanche la sanno usare, quindi... Andiamo avanti. La sua abilità di base, artista di strada, permette al PG di racimolare i soldini cantando e ballando come una scimmia in piazza, dove il risultato, infatti, può variare tra i soldi e le verdure marce, in base ai gusti del pubblico. La via dell'ammagliatore permette al PG di raddoppiare i guadagni con un bel... RITORNO IN SCENA! Di attirare tanta folla a se stessi come diversivo per i suoi compagni e raccattare un buon amico barra amante disposto a fargli un favore, sempre se tra i due scorre buon sangue barra vino. La via dell'informatore permette al PG di svanire tra la gente come un provetto ex auditore, di diffondere menzogne in giro per i propri vantaggi e di spacciarsi per uno del posto quando gli pare e piace. Infine, la via del manipolatore permette al PG di sedurre un bersaglio con più facilità, di distrarlo a furia di insulti e minacce, peggio di una zanzara che succhia sangue, o di iniettare zizzagna verso i suoi alleati come è capitato ad Asterix e compagnia bella.
Il criminale. In guerra, nulla è reale e tutto è lecito. Cioè no! Tutto risulta lecito pur di sopravvivere, specialmente andare contro la legge. Il criminale lo sa bene, ruba ai ricchi per dare al povero se stesso. E spesso lascia il combattimento diretto ai suoi compagni di squadra per occuparsi soltanto del bottino. Troppo comodo, eh? La sua abilità di base, paranoia del criminale, è praticamente la paranoia di tutti i giocatori quando si tratta di localizzare trappole prima di metterci i piedi sopra. Specialmente dopo che il master ha fatto loro una testa così a furia di trappole e tranelli. La via del ladro permette al PG di migliorare la sua furtività studiando una zona in stile Assassin's Creed, di memorizzare più serrature di quante ne può scassinare e di creare un rifugio con cui scompare dalla civiltà per qualche settimana. La via del capobanda dona al PG il potere di terrorizzare la sua vittima, minacciando il suo punto debole, di marchiare un territorio per mettere il bersaglio nei guai o di radunare un piccolo esercito di banditi al proprio comando. Infine, la via dell'assassino permette al PG di colpire a distanza un bersaglio facendogli credere che sia stato solo il vento, di accecarlo in modo dannoso e di uccidere furtivamente come un falco per poi svanire come il vento. Il mago. Da grandi poteri derivano grandi problemi. Il mago compensa un grande potere magico, come quel bibidi bobidi boom, con tanti guai, come la probabilità di fare troppi boom con il proprio corpo e tanto odio e discriminazione dai comuni babbani, rendendo la vita quotidiana un autentico inferno per il mago. La sua abilità di base, arte del mago, dona al PG la capacità di riconoscere fonti magiche quando ne percepisce la presenza e come gestirli. Studiare per anni quei tomi polverosi è servito a qualcosa, vero? La via del politico mi consente, permette al PG di studiare un suo bersaglio per un bonus sulle abilità sociali, di spargere brutte pettegolezze per rovinare la sua reputazione e di raccattare qualche amico barra vittore disposto ad aiutarlo. Cosa può mai andare storto? La via dello scienziato permette al mago di ricavare una formula da qualsiasi creazione alchemica capiti tra le sue mani, di produrre delle pozioni maggiormente efficaci e disgustosi del normale e di usare un essere umano come cavia da laboratorio per sperimentare i mutagini dei Witcher, facendo così la figura di Frankenstein e del suo mostro fatto in casa. Infine, la via dell'arcimago permette al PG di amplificare il suo limite di magie da lanciare, di diventare meno allergico a quel dannato di meritium, un minerale che annulla i poteri magici, e di lanciare magie fortissime a metà costo usando un focus o due, cioè tipo prendi due piccioni con una palla di fuoco, no? Il medico. Ti sei fatto la bua, vero? Allora preparati a rimanere legato ad un letto per diversi giorni, sotto le cure di un sadico medico pronto a sbudellarti se il danno è troppo grave per essere curato. Il medico è una classe molto importante in questo GDR, specialmente se vuoi sperare che il tuo avventuriero sopravviva per più di un combattimento. La sua abilità di base, mani guaritrici, è la capacità del medico di curare quelle ferite critiche con la stessa precisione di uno che gioca all'allegro chirurgo. A tal proposito, la via del chirurgo permette al medico di capire quanto ha messo male il suo paziente, di analizzare una ferita critica in modo da ricucirla più in fretta e di rimettere il paziente in sesto in metà tempo con una precisione degna di Dr. House. La via dell'erborista dona al medico la capacità di coltivare marijuana, cioè no, di costruire una tenda medica, di improvvisare delle creazioni alchemiche usando ingredienti fuori dalla ricetta e di prescrivere al paziente dei rimedi erboristici che conferiscono dei bonus temporanei se mangiati. Qualcuno ha pensato agli spinaci di braccio di ferro? Infine, la via dell'anatomista trasforma il medico in Jack lo squartatore, con la capacità di provocare al suo bersaglio ferite sanguinanti, di rendere le ferite normali o critiche più difficili da curare e persino di riempire di malus il corpo della vittima e di conseguenza i suoi movimenti, facendogli implorare una morte più rapida e indolore di così. Il mercante. Indovina indovinello, a chi di solito vendi il tuo tesoretto? Al tuo trafficante d'armi, cattivo cattivello. Il mercante itinerante è una classe unica nel suo genere. Vaga da una città all'altra per il solo scopo di vendere la sua merce a chiunque abbia soldi in scarsella e sia abbastanza stolto da cedere alle sue muine innocentine. La sua abilità di base, cosmopolita, gli permette di conoscere un fatto casuale su un oggetto, cultura o area specifica, semplicemente perché lo ha imparato ascoltando i pettegolezzi dei suoi clienti. La via del sensale permette al mercante di sapere dove trovare un oggetto in vendita con il prezzo più conveniente, di corrompere un bersaglio con qualsiasi oggetto gli capita tra le mani, o persino di impegnarsi a pagare settimana prossima per un acquisto oggi. Poldo Sbaffini non ha più nulla da insegnare. La via del contatto permette al mercante di pagare un uccellino per orientarsi meglio in una città, di pagare un altro per spiare una persona e persino di pagare un altro ancora per localizzare un tesoro in una mappa, a patto che il luogo si trovi lontano dalla sua zona comfort. Se no è troppo facile, non credi? Questi uccellini del ca... Infine, la via dell'avecar permette al mercante di rendersi un po' più famoso annunciando il suo arrivo in ambiente civile, di vendere merce rubata o proibita ad un acquirente che fa zero domande e persino di ingaggiare un mercenario indebitato che combatte al suo fianco, come se i suoi compagni non fossero già abbastanza per esso. Il prete, nel nome del grande sole, delle divinità altrui e del sangue della vittima martoriata, amen. Il prete è una figura con qualità magiche simile ad un mago, con la differenza però che la sua magia è stata confermata come un dono offerto dalla sua divinità credente e ha il pieno supporto dei comuni babbani, rendendo la sua vita quotidiana un'autentica pacchia finché fa comodo per gli altri. La sua abilità di base, iniziato degli dei, permette al prete di chiedere cure, vito e alloggio gratis presso un santuario della sua religione. Troppo comodo, vero? La via del cultista permette al prete di creare un santuario e convertire la popolazione alla sua fede, di venire coinvolto in faccende esclusive del suo culto e di benedire i suoi compagni con la parola della sua divinità favorita. La via del predicatore potenzia il potere magico del prete, gli permette di mostrare più autorità nei luoghi dove il suo culto domina e persino di ricevere visioni di un futuro composto solo da enigmi e metafore. Infine, la via del fanatico permette al prete di compiere i rituali usando il sangue al posto di componenti mancanti, di potenziare un alleato tramite divina ispirazione e persino di diventare un messia, creando così il suo gregge di poveri sfigati pronti al sacrificio, cioè no, il suo gruppo di apostoli pronti a supportare i suoi obiettivi. Il druido. Ti piace la natura? Adori gli animali? Allora vedi di non inquinare i boschi e di trattare bene le sue creature, altrimenti la possente madre natura manderà il suo seguace di nome Druido a scagliare su di te tutta la sua furia naturale.
Umanovizzato. La sua abilità di base, Rito della Quercia e del Vischio, permette al druido di spendere un rituale magico per preparare la pozione magica. Cioè no! Per costruire un bastone magico che funziona solo nelle sue mani. La via dell'iniziato potenzia il potere magico del druido, gli permette di indovinare quel che è successo in una zona naturale e persino di stringere dei patti temporanei con le bestie di madre natura. La via del saggio mistico consente al druido di usare il suo sapere druidico per risolvere un colpo sorpresa di madre natura, di donare fortuna ad un alleato preparando una marmellata a base di sangue e ossa e persino di assumere una forma bestiale ibrida e imitare le qualità dell'animale scelto. Oh oh! Allarme fuori! Infine, la via del militante dona al druido la capacità di curare le ferite critiche di un animale come un medico lo farebbe con gli umani, di creare un bosco sacro con vari sistemi di difesa incorporati e persino di potenziare il suo Digimon, cioè il suo animale domestico, rendendolo temporaneamente gigante, potente e voglioso di difendere il druido dai suoi nemici. Il nobile. Finora è sempre stato visto come un misero dettaglio del proprio background, ma in questo CDR il nobile è proprio una classe a sé stante, una figura di grande importanza quando si tratta di politica oppure semplice arroganza. La sua abilità di base, fama, influisce sulla reputazione del nobile, rendendolo facilmente riconoscibile ovunque esso vada, come una superstar bersagliata dai paparazzi. La via del dilettante consente al nobile di imparare un poco alla volta le basi di una qualsiasi abilità, di fingersi un vero esperto anche su cose di cui non sa una cippa e di organizzare delle feste a cui è difficile rifiutare. E tutto questo solo per avere un ulteriore bonus al proprio carisma. La via del leader permette al nobile di impartire ordini ad una persona di rango inferiore a lui, stando ai limiti del ragionevole, di avere dei servitori usa e getta che lo seguono nella sua pericolante avventura e persino di possedere una propria villa completamente personalizzabile. Infine, la via del cavaliere rende il nobile più adatto al combattimento, dando così la capacità di ispirare coraggio ai suoi alleati in una situazione critica, di domare una cavalcatura e farla sua, manco fosse un Pokémon da catturare, e persino di sacrificare la sua armatura per negare una ferita critica subita. Tanto, può sempre comprarne una nuova, con tutti i soldi che ha. Il Vilico. Li hai sempre visti come inutili spettatori della tua storia, ma adesso è tempo di metterti nei loro sodici stracci. Il Vilico è il comune abitante di villaggi e città, colui che mette le sue umili abilità agricole al servizio dell'avventura, accompagnato il tutto da un alto potere di razzismo continuo, perché siamo sempre su The Witcher dopo tutto. Infatti, la sua abilità di base, intolleranza, dona al Vilico il coraggio di tenere testa ad un qualunque individuo odiato e temuto, e anche di portare altri vilici dalla sua parte, proprio come dei dannati ultratifosi di calcio che fanno disastri per un gol di troppo dalla squadra avversaria. La via del contadino permette al Vilico di raccattare il massimo dai prodotti dell'agricoltura, di addestrare gli animali da soma e di effettuare dei piccoli rituali magici come dei poveri duiti di seconda mano. Oh no, secondo me è al modo! La via del cuoco consente al Vilico di ricavare il massimo in un componente organico, sbudellando la peste che trova, di preparare un tonico per guarire qualcuno da status avvelenato e simili, o di cucinare il piatto della nonna, dove ciascuna ricetta a disposizione dona una volta al giorno dei vantaggi o svantaggi a seconda delle sue necessità. Infine, la via dell'operaio dona al Vilico un potenziamento nel proprio fisico, permettendo così di portarsi in spalla più peso degli altri membri del gruppo. Può persino ubriacare il prossimo con un drink di sua invenzione e persino di liberarsi dalla presa di un nemico mordendogli l'orecchio o qualunque altra parte del corpo, facendogli quindi una figura sfigurata. Eccoci qui, gente! La Joriolo Channel ha da poco superato i 7000 iscritti! Un traguardo che mai avrei immaginato di raggiungerlo, specialmente in così poche settimane. Per questo motivo voglio ringraziare tutti voi per essersi iscritti al mio canale pieno di allegria e tanti ricci blu parlanti. Invece, per chi non lo avesse ancora fatto, vi invito ad iscrivervi per restare sempre aggiornati sui miei prossimi video futuri. Detto questo, vi ringrazio ancora e vi saluto. Ciao!